In questa chiesa storica dei quartieri spagnoli, dove vennero celebrati i funerali di Giacomo Leopardi, gli affreschi di Luca Giordano, Mattia Preti e Massimo Stanzione rischiano di rimanere chiusi nell'ombra di non poter essere più ammirati da nessuno. Il motivo è che Frate Celestino, il curatore dell'Ordine degli Agostiniani Scalzi, ha ormai 91 anni e alla sua veneranda età ha il diritto di ritirarsi a vita privata. L'Ordine di cui fa parte non ha intenzione di sostituirlo e quindi nessuno dovrebbe prendere il suo posto in chiesa. Dicono che non ci sono i frati, dobbiamo andare via. Quindi lei dovrà lasciare la chiesa. Sì. E dove andrà? Io da Frosinone. E in questa chiesa chi ci resterà? Non so. Nella basilica c'è una meravigliosa biblioteca con volumi del 500, 600 e 700, nonché una sala restauro con tele pregiate di inizio Novecento. Un tesoro nel cuore del centro storico della città. Le associazioni si stanno mobilitando per evitare la chiusura. Ai nostri microfoni Stefania Colizzi, presidente del Movimento Artisti, e Fulvio De Innocentis dell'associazione Via Nova. Noi abbiamo rilevato che questa signora che è morta qua, questa Eleonora d'Acquaviva, era un personaggio storico, l'ho trovato su internet. Tra l'altro, come si può vedere, lo stemma che ricopre la lastra, la tomba, è lo stemma del regno delle due Sicilie, il primo tipo. Infatti siamo nel primo secolo di regno dei Borbone di Napoli, 1760. Questa è la sala del restauro, sono 14 tele 70-100, sono stampe telate dei primi del Novecento che stavano messe giù nel giardino, accantonate in un angolo, e presentavano segni di erosione date da agenti atmosferici, bruciature e colature di cera. È stata fatta una pulitura, questa per volontà di Padre Celestino, che ha rinvenuto queste 14 tavole della Via Crucis, quindi la Via Crucis completa, integrata, non quella delle 13 tavole, completi di cornici salvatorrose originali. Vai. Le cimasse erano le frontoni superiori delle cornici che andavano ad abbellire e a segnare quelle che erano le varie stazioni della Via Crucis, tutto quanto oro zecchino e porporina, quindi parti originali gessate con la tecnica proprio antica, che adesso non si fa più la gessatura, molto difficile, doratura, e queste croci erano tutti pezzi lavorati singolarmente e poi andavano inseriti su questa cimassa principale.